Nel 1942 è mancato mio padre e allora io ho preso il suo posto. Sono entrato il 1° settembre del 1942. Mi hanno messo da un mio capo che si chiamava Ricche Buono, era il salatore ossi acetilenico e facevano le bombe di profondità. Erano barilotti 1 metro e larghi, adesso mezzo metro. E siccome mi piaceva saldare, e mi sono messo lì a saldare, allora erano gelosi di non insegnarci a noi. Allora lui mi dice, Ricche Buono, vieni alle scuole industriali che io insegno là, e vieni là che mi sono iscritto con lui. Nel frattempo mi hanno tolto da lui, mi hanno messo da un'altra parte. Si chiamava il mio capo, si chiamava Roella Aldo. E faceva il saldatore elettrico lui, e io ero di sotto, c'avevano dei serbatoi grossi che saldavano, e io di dietro piano, così con i palanchini, ci facevo girare il rullo, no? Insomma, una mattina mi dice, sta a sentire, dobbiamo andare a fare un lavoretto, vieni e devi fare il palo. Ma io non sapevo niente cosa voleva dire. E ci sono andato, mi ha detto, guarda, ti metti lì e se viene qualche persona, fai un fischio, e così noi capiamo che viene qualcheduno. E sono andati dentro un magazzino dove c'erano gli elettricisti, mettevano tutti i cavi, i fili, tutta quella roba lì. C'era dentro 2 motori da sommergibile e potevano funzionare a fare la corrente. Allora, siccome che dovevano venire i tedeschi, la dovevano portare via, e loro l'hanno sabotati. E c'erano i tre. C'era lui e altre 2 persone. Uno si chiama Peschechera e vivo ancora, l'altro non l'ho più visto. Insomma che finito, sono stato 1 ora e mezza lì a fare la guardia, avanti e indietro faceva anche freddo, avanti e indietro, poi esce fuori, mi dice, vai, abbiamo fatto tutto. E ho chiesto, cosa hai fatto? Mi dice, no, non te lo dico per adesso, boh. Poi arriva di prendere la quindicina, ero sempre da lui a saldare, no? E mi dice, sta a sentire, mi dai qualcosa? Per il soccorso rosso. Va bene, guarda che io prendo pochi soldi e ho 4 miei fratelli, 3 miei fratelli più la mamma da mantenere, perché mio padre non c'era più. E prendevo 2,10 all'ora. E allora le ho dato 2 lire, un'ora di lavoro. E sono stato senza soldi io, perché gli altri l'ho dato a mia mamma, no? Insomma, poi mi ha spiegato cosa serviva il soccorso rosso. Era che mandava quei prigionieri o quelli che erano scappati fuori dall'Italia e alla famiglia, li aiutavano così. 25 luglio è andato per aria il fascio, è andato per aria il fascio e noi eravamo dentro nello stabilimento, però il primo che è arrivato ha detto, guarda che stanotte la RAI in inglese ha detto che Mussolini l'hanno tolto. Dopo un po' arriva una massa di gente lì, poi ci hanno fatto uscire dallo stabilimento e ci siamo andati in colonna assieme agli altri. Siamo andati in via Vittorio Veneto, arriviamo lì c'era la caserma dei fascisti, no? E era la milizia portuaria. Come arriviamo lì si mettono a sparare addosso a noi. Il mio compagno era Luciano Govone, ha preso un colpo qui nella gamba e l'altro Cesario Guido nella coscia. Cesario Guido è caduto in terra e io con Govone abbiamo fatto un salto, siamo buttati dentro, c'era una cunetta, siamo andati dentro lì. E si lamentava, gli faceva male. Tanto è cominciata a venire Croce Rossa, Carabinieri, tutto. È venuto anche un tram e ci ha riparato dei colpi. E loro, quelli fascisti, sono rientrati dentro la caserma. Allora gli dico a Govone, ti fa male, mi fa male, non, alzati, e non poteva alzarsi, cioè allungati bene, l'ho tirato sulla gamba, l'ho visto che aveva, polpaccio giù. Allora l'ho preso così, l'ho tirato su, col fazzoletto l'ho legato, e usciva sempre sangue, no? E l'ho preso lì tanto, mi hanno visto che lo portavo lì, è arrivata un'altra persona, l'hanno caricato sopra un carretto, e ce n'era già uno, e l'hanno portato via, poi siamo andati via tutto, ormai era finito lì. Siamo rientrati a lavoro al pomeriggio perché facevo dalle 2 e alle 10 la sera, alle 22. Insomma, vado a lavoro e là dentro dicevano: hai visto che cosa è successo? Tutto, va bene, cosa ci vuoi fare? A noi ci è andata bene che non sono stato colpito.
venuto dentro 3 ottobre, io abitavo in via Pia e hanno fatto un bombardamento lì in via Vaccioli, è andato a fare laggiù case. Allora di lì c'hanno in via Sansoni, no? E di lì ci hanno mandato via, ci hanno mandato a Villa Noli, io andavo al lavoro e tutto. E un giorno vedo un fascista che viene lì e c'era una signorina di un mio amico e mi dice: questo qui è mio fidanzato, mi presento, va bene. E è andata avanti così. Poi venì il 1º marzo, siamo lì. La mattina abbiamo fatto sciopero bianco, non abbiamo fatto niente, e a mezzogiorno si doveva andare a prendere il mangiare, c'era la distribuzione, che avevamo la mensa, si andava lì, c'era una baracchetta, si andava là con la gammella, tutto, e gli davano quello. Arriviamo lì in colonna e arriva i fascisti, va bene, erano la milizia, no? Arriva la milizia e arrivano i tedeschi. E mentre che si mettiamo lì in colonna ci dicono di andare, fammi vedere le mani. Quelli che avevano le mani pulite le portavano via. Insomma, che si va a prendere e mangiare le mani pulite, avevamo. E arriva quel mio amico e lì mi dice: ehi, cerca di scappare perché qui fanno una brutta fine. Allora, se siamo in colonna, che andiamo giù, arriva un punto, c'è una quercia grossa e una baracca. E c'era una baracca, c'era lì. Mi butto lì in mezzo. Quando è passata la fila, esco dall'altra parte, sono passati tutti e me ne sono andato via. Dopo 2 giorni mi presenta al lavoro, mi presenta al lavoro, io tutto tranquillo, arrivo lì, mi dicono: te devi andare all'acciaieria. E dopo, un giorno arrivano i bombardamenti e lì mi hanno lasciato a casa, perché ho colpito l'acciaieria dove era a lavorare, mi hanno lasciato a casa. E io lì con i miei compagni ci siamo messi a fare le sale. Avevo il tesserino che mi aveva preso quando andavo a scuola, me l'aveva fatto il tesserino di saldatore, e più avevo il permesso dall'Ilva, che era l'acciaieria, i turni che facevo, il permesso dalle 6 alle 22, tutto quello lì e tutto il giro, no? E al mattino, perché quando scendevo giù, che andavo a lavoro alle 6, perché si andava alle 5, perché alle 6 si doveva essere sul lavoro. Alla torretta c'erano o le brigate rosse, nere, no, le rosse, nere, o i tedeschi. E allora mi guardavo il biglietto perché di papier, papier. Allora si dava il biglietto e poi marciavano ad andare. Aveva anche il dischetto così, giallo, e sotto c'era scritto Ilva. E l'hanno visto, no? E mi lasciavano passare. Sono rientrata a casa, mia mamma mi dice: guarda che t'hanno licenziato nello stabilimento. E hai preso mica dei soldi? Ma ha detto: no, no, non ho preso niente. Allora al mattino, ero vestito americano perché non avevo niente, vado lì e incontro un mio amico, andiamo su, bussiamo alla porta, entriamo dentro e c'era l'impiegato, si chiamava Mascherino, io lo conoscevo, e dice: siamo venuti qui per prendere il premio di liberazione. E diamo là, lui dice: ma guarda che non c'è più niente, ma siete arrivati adesso, è un mese che non c'è niente. Ma noi siamo bastardi, siamo giù. E insomma ha detto: non c'è niente, c'è niente. Allora già, come dici, sta a sentire, ci ha dato del tu, sta a sentire, domani mattina alle 9 siamo qui, cerca di far presto perché noi domani ci siamo. E al mattino ci presentiamo lì alla portineria dell'Ilva, entrare dentro sulla terrazzetta, no? Per entrare dentro lo vedo con un giaccone, là un permeabile, dietro aveva per il zaino anche da mettere, no? Entriamo, andiamo dentro, bussiamo, andiamo su, avanti, entriamo dentro, siamo quei ragazzi di ieri che siamo venuti a vedere se c'è il premio di liberazione. Ma l'ho detto che non c'è niente, quella apre così, prendo lo stempo, boom, ce lo butta sulla scrivania. Quella non era più buona a parlare, Babu sente, è diventato, ha cambiato colore, tutto, ha preso il telefono, telefono qui, telefono là, e noi eravamo là seduti a aspettare. Quando aveva detto: sì, andate giù, andate dove c'è dove pagano, andate giù. Allora ho preso lo stesso, l'ho messo dentro, l'ho aperto, siamo andati giù. Siamo arrivati giù, era già pronto, c'era un bigliettino lì, avevo firmato il mio nome, mi ha dato 20 mila lire. All'indomani io sono andato a lavorare, mi sono presentato e sono andato a lavorare, mi hanno messo in carpenteria e ero lì. E
E poi è cominciato la cagnara. C'erano andata bene che mio fratello era al militare, e mio fratello era militare, così sono rimasto lì perché licenziavano i doppioni, licenziavano. La commissione intera si occupava di tutto, per esempio come gli operai dovevano, secondo dove erano lavorare, dovevano avere le scarpe anche infortunistica, in fonderia dovevano avere la geova in fuga, perché quando buttavano giù la ghisa e saltava e se andava addosso si bruciavano perché avevano la stoffa, prende fuoco lì. Invece quello lì fa il buchetto, si ferma e quelle faccende lì si occupavano. Poi nel 50 si andava in giro, la direzione ha portato via i tacchi e abbiamo fatto 4 mesi di sciopero. Andata via subito noi. C'erano degli operai su che sapevano come, anche senza commissione, senza padrone, lo stabilimento si faceva andare. Insomma, abbiamo fatto tutte le commesse che c'erano. Poi ha saputo la direzione che noi si adoperava la corrente. Se vede, l'Enel ha detto, ehi, guarda che chi consuma tanto. Allora ce l'ha fatta togliere. Allora noi abbiamo preso quei due motori che avevamo salvato, ogni reparto si portava, attaccavano quello che andava a diesel. Allora faceva la corrente per far lavorare, abbiamo fatto tutte le commissioni, i forni dell'Ilva, li abbiamo costruiti tutti, però non abbiamo potuto fare la fonditura, no? Tutta la notte si girava perché avevamo paura che facesse del sabotaggio. Poi è arrivato Natale e mentre si faceva i lavori si andava fuori a cercare quei carretti del ferro e portavano tutto quello che c'era. C'erano le griglie da letto, tutto quello, e ci davano anche dei soldi, ci davano per tirare avanti, per dare agli operai che andassero a mangiare, no? Abbiamo fatto Natale lì dentro, è venuto De Vittorio, è venuto lì. Poi ci ha preso, eravamo 10 persone, dei dirigenti, no? Ci ha preso, e fra quello ci sono andato anch'io dentro, perché l'altro mi ha detto, vieni anche te, e sono andato dentro, e allora ho detto, gli operai ci hanno fatto domanda, ma dimmi un po', ce la facciamo a salvare il treno terzo, a salvare il blu, ce la facciamo? E lui ha detto, abbiate pazienza che 99 su 100 qualcosa ci rimane in mano. Però, e allora cosa facciamo lo sciopero? Vai là, dici che facciano quello che vogliono, è finita così e lasciamo andare per esempio l'acciaieria oppure il treno. E ha detto, no, no, bisogna combattere, i morti ci devono rimanere, ha detto così lui. E difatti hanno tolto il decappaggio, hanno tolto la zinga, quello che fanno le scatole, c'era che mettono lo stagno dentro, lamiere, no? Per mettere la canne dentro, fare quella roba lì, quelli l'hanno tolti. E lì c'è rimasto il treno che si faceva, i ruli, quel che fa adesso, che fa laggiù l'Ilva a Taranto, lì andavano come si chiama? Alla Fiat per fare le macchine, no? Hanno cominciato a tirare le bombe, una mia vicina si è tanta paura che poi è morta. Ha tirato una bomba nel giardino, era lì nel portone e ha preso delle schegge. E adesso c'è una lapide, lei in via 20 settembre e poi è finita così. Poi è finita che se lì va andata avanti ancora un po', ogni tanto qualche sciopero si doveva fare perché non andava bene. E cercavano sempre di tagliare qui, tagliare là. E poi sono tanti scioperi, poi io del 77 sono uscito fuori. E poi è così, tante volte c'è rimasto un fumaiolo. Di tutto quello che abbiamo, i sacrifici che abbiamo lasciato dei morti, mica. Per l'IVA noi è stata una vita, io nel 42 sono entrato dentro, era umana, lavoravo felice, tutto, poi ho imparato un mestiere, ho imparato, e con quello mi sono salvato la Germania, perché se no chissà dove andava a finire, perché servivano dei saldatori e mi hanno messo a saldare.